l'ultimo, d'accordo? Buona giornata, signori. Grazie. Quel telo prima di andare via. Va bene. Dai, forza, andiamo. Hai sentito? Abbiamo finito. Raccogli la scatola degli attrezzi. Hai fatto un ottimo lavoro, ragazzo. Grazie, signor Rodel. Tuo padre ti ha insegnato bene. Quando fare questi lavori tornerà di moda, tu diventerai di certo qualcuno. Grazie, signore. Ah, ma non è ancora giorno di paga. Lo so. Tutti gli altri hanno una famiglia da mantenere, ma tu lavori bene. Mi piace quello che fai, d'accordo? D'accordo. Uno strano modo di dirmelo. Abbiamo finito per oggi. Buongiorno. Sì, dovrebbe bastare. Allora, sei soddisfatto di me? Sì, molto, Charlie. Ti ringrazio. Sei un bravo uomo. Ma di me perché... Buongiorno. Perché un dottore dovrebbe assumere un carpentiere? Perché in ogni caso è sempre un lavoro al nero. Non ti piace più? $12 alla settimana? Sì. Allora mi piace. Il posto è quello. Dottor Blaylock, lui è Vivian Thomas. Vivian? È un nome da donna. Sì, mia madre era così sicura che sarebbe nata una femmina... che mi ha lasciato il nome che aveva scelto. Che stranezza. È un piacere conoscerla, signore. Chiamami dottore. Ah, Francis, puoi dire a questo signore che le sue teorie sono estremamente interessanti e che pregherò per lui. Sì, dottore. Anche se dovrei pregare per la tua pazienza, Francis. Seguimi, figliolo. Il paziente è molto importante. Sì, dottore, certo. È molto importante. Stia tranquillo. Qui si svolge il mio lavoro. Qual è il suo lavoro? Ricerca medica. Ampliamo i limiti della chirurgia usando cani randagi che prendiamo al canile. Sono molto carini, ma non ti ci attaccare troppo. Sono solo dei mezzi per un grande fine. Il recinto dei cani viene pulito 2 volte al giorno. Voglio che il laboratorio sia lavato tutte le mattine. Lavori che erano troppo complicati per il tuo predecessore. Credi di potercela fare? Allora cosa? Lo sai di cosa parlo? Dimmelo. L'hai avuto. Devi averlo avuto? Vivian! Oh. Il lavoro all'ospedale, sì, vero? Sì, sì. Sono così felice, vedranno quanto sei intelligente. Non so se serva esserlo per usare una parola. Il tizio per cui lavoro... sembra un po' eccentrico, ma lui è un vero dottore. Allora, sei un dottore? Devi tenere gli occhi aperti. Ora possiamo sposarci. Già. Faremo tutto come abbiamo deciso. Il dottor e la signora Thomas.
Vivian. Buongiorno, signore. Hai detto di essere un carpentiere? Sì. Sei andato al liceo? Sì, signore. Mi sono diplomato. Vorrei andare al Tennessee State l'anno prossimo. Studiare medicina, fare il medico. Strana ambizione per un carpentiere. Ho sempre voluto diventarlo, fin da bambino. Avevo quasi risparmiato abbastanza per il college, ma poi c'è stato un rallentamento. Questi sono manometri per gas di Van Sleitnil. Sai adoperare una sega? Sì, ho imparato a 12 anni. Racconta. Dovevo segare le linee che mio padre segnava sul legno, signore. Chiamami dottore, anche tuo padre è carpentiere. Cosa pensa delle tue ambizioni? Oh, lui ha sempre saputo che avevo questo per la testa. Quegli strumenti sul banco, come si chiamano? Manometri per gas di Van Sleitnil, signore, dottore. Sì, è così. Il Vanderbilt sarà anche un'istituzione, ma io vorrei avvicinarlo di più alla medicina. Mi occupo delle lesioni da trauma. Quelle maledette uccidono migliaia di persone ogni anno e i medici non sanno che accidenti fare con loro, ma fammi vedere le mani. Prendilo. Ora con la sinistra. Bene. Scusami, Vivian. Il dottor Blalock vuole che metti questo. Davvero? Buonanotte. Buonanotte. Sai cosa faceva mio nonno? So che non ha niente a che vedere col fatto che io scioperi. Ho detto, sai cosa faceva mio nonno? Sì. Raccoglieva cotone nel Mississippi, me l'ha detto centinaia di volte. Mio nonno era soltanto un pezzo della proprietà. E non era diverso da quel tavolo laggiù. Suo figlio è diventato un uomo libero a 15 anni. Mi ha allevato dandomi a malapena l'istruzione elementare. Ora invece vedo mio figlio che si è laureato al college e che va a insegnare nelle scuole. Quindi non dirmi che le cose non migliorano con il tempo. Le cose non migliorano da sole. Le persone devono cambiare le cose, papà, per migliorarle. E se non faccio qualcosa adesso non sarò mai pagato come un insegnante bianco. Vivian, tu lo sai bene che ho ragione, vero? D'accordo, Harold. Ora stai calmo. Devo concentrarmi. Per anestetizzare Brutus, prima dobbiamo calcolarne il peso. Pesa 18 kg e 400 grammi.
E ci vorranno 552 mg di barbitale di sodio per anestetizzarlo per 3 ore. Ha un tasso di assorbimento uniforme. Cani? Che razza di dottore è? Prima si fa pratica sui cani e poi si può aiutare la gente che soffre. Mi dai i brividi. Non è tanto male. Se guardi dentro puoi vederci tutti i colori. Il rosa, il blu, il rosso. Sai, è magnifico, Clara. Sono i colori della vita. Ma che succede? Perché lo sportello è chiuso? Vergognatevi! I miei risparmi di una vita! Mi scusi, signore. Che sta succedendo? La banca è chiusa. Chiusa? Già. Abbiamo aspettato abbastanza! Basta! Credo di aver visto qualcuno dentro! Che vergogna! Come sarebbe? Aprite! Ehi, aprite! Sono le 10! Io devo andare a lavoro! Andiamocene, Vivian. No, 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 aspetta. C'è qualcosa che non va. Non può essere chiusa. È un'ingiustizia! Vogliamo i nostri soldi! Mi scusi? Scusi, signore? Senta! Senta! Signore? Allontanatevi da qui, siamo chiusi! Ma io ho i miei soldi lì dentro, voglio solo prendere i miei soldi. Mi dispiace, non posso ridarti i tuoi soldi! Perché no? Mi dica perché no. Va a casa, figliolo! La banca ha fallito! Ma cosa sta dicendo? Signore, ci sono tutti i miei risparmi! Ci sono i miei soldi per la scuola lì dentro! Ti prego, Vivian! No, Clara, ci sono i miei soldi! Signore, sono i soldi per andare al college! I tuoi soldi sono andati! Andati? Ma che cosa state dicendo? Stanno dicendo che non ci sono più, mamma. Noi dovremmo ricominciare tutto da capo. Non posso farcela, è finita. È così ingiusto. Erano 7 anni che risparmiavo quei soldi. Non sei il solo che aveva dei soldi in quella banca. È finita e basta? Abbiamo ancora noi due, Viv. Sì, avete voi stessi. È tutto quello che rimane sempre alla povera gente. Non si taglia lungo la cannula, ma lungo la femorale. Ti ho fatto vedere come si fa. Ho trovato dove poter somministrare il barbitale endovena. Dove l'hai messo? Nella zampa anteriore. Il manometro? È tutto predisposto. Bene. Puoi cominciare con l'incisione. Non mi sento ancora pronto. Se dico che sei pronto, sei pronto. Io tratteggio la linea e tu tagli lungo il segno. Proprio come facevi con tuo padre. Così. Bene, devi tenere la mano ferma. Perché stai facendo l'incisione qui? Per accedere all'arteria polmonare. E come la troviamo, Vivian? È l'arteria che conduce ai polmoni sul lato destro del cuore. Non male. Il separatore delle costole. E perché danneggiamo i vasi principali del povero Brutus? Per indurre un trauma e poi studiarlo. Guarda questo manometro e immagina che Brutus sia un ragazzo di 16 anni caduto da un albero per salvare il gatto della mamma. Si è rotto 4 costole e ha una commozione cerebrale. Il padre l'ha portato di corsa al pronto soccorso, ma ha avuto un collasso, la sua pressione è a terra, i segni vitali quasi inesistenti. Come potremo salvarlo? Non impiegando i metodi attuali, la scienza tradizionale dice che dovrei costringere i vasi. Io mi permetto di dissentire, infrango le loro regole, applico le mie regole. Il corpo ha bisogno di sangue? E noi glielo diamo. Come va l'indicatore? Sta calando.
Forse gli esperti hanno ragione, forse mi sbaglio. Forse ucciderò questo ragazzo e spezzerò il cuore a sua madre. Sta salendo. La vita sta tornando. Come ti fa sentire? Bene. Molto bene, dottore. Vediamo le registrazioni del nostro lavoro. Dove sono i cilindri di rame? Come, scusi? I cilindri di rame. Non hai messo i cilindri di rame? Cos'è un cilindro di rame? Ma... questo è un cilindro di rame. Ma che ci sto a fare io con te? Io registro tutte le informazioni della ricerca sui cilindri di rame. Non lo sapevo. Non c'è mai nessuno che mi stia a sentire qui! Dannazione! Devo fare sempre tutto da solo! Un intero giorno di lavoro finito nel cesso e devo ricominciare da capo. Cos'hai nel cervello? Segatura o semplicemente merda? Dove diavolo credi di andare? Ma sì, vattene pure! Vivien! Vivien! Oh. Aspetta un momento. Non sono abituato a essere trattato così. Ti faccio le mie scuse. Scusami, ho perso le staffe. Normalmente gli assistenti impiegano mesi a imparare quello che hai imparato tu in pochi giorni. Non succederà più. Ti prego. He was a famous trumpetman from old Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was a top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Signore e signori, abbassate la musica, per favore. Signore e signori, grazie. Ho detto al generale Canning l'altro giorno quanto siamo fieri che Al abbia scelto noi tra tutte le scuole di medicina del paese. John, perché non racconti a tutti cosa hai detto? Con piacere, Walter. Sono tornato da circa un mese dal fronte. Ci sono migliaia di nostri ragazzi negli ospedali da campo in tutto il Nord Africa e l'Italia che devono la loro vita al lavoro del dottor Blelock sul trattamento dei traumi. Voglio che tutti qui sappiano quanto gli siamo grati e quanto anche voi dovete essere fieri. Lo siamo. Lo siamo. Sì, così. Bravo. Benvenuto, dottore. Grazie, generale. È davvero fantastico averti qui, Al. Ma a dire il vero... è Mary che vogliamo veramente. Il nostro nuovo direttore del Dipartimento di Chirurgia e mio vecchio amico, dottor Alfred Blelock. Grazie, dottor. Mary e io diamo a tutti il benvenuto in casa nostra. E anche i nostri cari bambini. No, non voglio. Sadie, portali subito a letto.
Grazie, John Hopkins, per il mio prodigo ritorno dopo 15 anni nel remoto Tennessee. Trovarmi di nuovo qui è un sogno che si avvera. Voi siete i migliori chirurghi del paese e io sono onorato di dirigervi. Per usare una citazione opportuna, prenderemo d'assalto le spiagge insieme, spalla a spalla, assedieremo i misteri della medicina. Faremo quel genere di progressi per i quali Hopkins era ben noto. So che realizzeremo delle grandi cose insieme. Sto lavorando alla mia prossima decisiva scoperta. Per non dirla in termini troppo modesti, per noi non è abbastanza essere grandi chirurghi. Vogliamo essere degli illustri ricercatori. Qualcuno ha qualche domanda? Che ne dice degli innesti cutanei? Studiarne le varie compatibilità? La pelle non è solo un imballaggio. No, fa da scudo alle infezioni. Scusi, dottor Blaylock, posso suggerirle qualcosa? Certamente, sono aperto ai suggerimenti. Qual è il suo nome? Dirigo la clinica per bambini e riattrini. Dottoressa Tausig, sì, sì, certamente. Ah, dottor Longmire, dottor Kelvin, dottor Cooley. Ho letto delle sue ricerche... Sulle malformazioni congenite del cuore. Sì. No, le donne e i problemi di cuore. Vivian, puoi portare da bere alla dottoressa Tausig? Cosa ne dice? Dello champagne sarebbe perfetto. Bene. Sì, lubrifichiamo la vena dell'ispirazione. Dottoressa Tausig, vada avanti. Si tratta di qualcosa che finora è stata descritta come incurabile, ma io non credo che lo sia. Sto parlando della tetralogia di Fallot. Bambini cianotici? Sì, il loro cuore non collassa, ma muoiono comunque soffocati per colpa di un'occlusione acuta all'arteria polmonare. Stenosi polmonare. Ebbene, il tasso di mortalità è del 100%. Ho visto morire centinaia di bambini cianotici. Stasera ho ricoverato un bambino che certamente morirà semplicemente perché nessuno ha avuto il coraggio di tentare un approccio chirurgico. Beh, ci saranno dei buoni motivi. Dottoressa Ellen, non si può operare il cuore, è impossibile. Ma non ne abbiamo le prove. È quello che penso anch'io. Credo che sarebbe possibile poter operare... Avanti, Denton. Devi arrestare il cuore per effettuare una correzione, almeno per 3 minuti, e a quel punto sarebbero morti. Sono condannati. Deve esserci un modo per far affluire più sangue ai polmoni. Insomma, dubito che potremo riparare i difetti delle pareti del cuore. Senza provocare una fibrillazione ventricolare. Ma forse c'è un modo per evitare di interferire con la circolazione principale. Se ci concentriamo sull'arteria polmonare. Ma si può sapere chi è lei? Ho portato qualcosa da mangiare dalla festa. Sto cercando di addormentarla, aspetta. Ok. Ora va a letto, piccola. Dormi. Le bambine non dormono ancora. Quello di sopra urlava come un ossesso. Dovrò dirgli qualcosa. Cosa vuoi dire a quel grassone? Puoi dirgli di smettere di strillare che le bambine dormono? Prova un uovo alle erbe, è molto buono. Ne ho assaggiati di migliori a Nashville. Voglio tornare a casa, Viv. Siamo qui da una settimana. Hai detto che se non ci fosse piaciuto ce ne saremmo andati. Sì. La nostra famiglia è a Nashville. Avevamo una bella casa in un bellissimo quartiere. Non riesco a vivere in questa stamberga. Non ce la faremo con la tua paga. E poi vai anche a fare il cameriere alle loro feste. Clara, com'è possibile? Cerca di capire. Quando ho cominciato la Vanderbilt ero un custode. Lo so. Il dottor Blaylock ha visto che avevo delle qualità e mi ha voluto con lui. E quando gli hanno offerto quel lavoro a Detroit non l'ha accettato perché non avrebbero preso me. Ora sono assistente di laboratorio presso la scuola di medicina più famosa di tutto il paese. Ed è una buona posizione. E che ne è della tua laurea? Non devi ricordarmelo, Clara. Abbiamo una famiglia adesso. Tesoro, è un lavoro importante. È una vera opportunità e
Amo quello che faccio. Quindi non ti importa di quello che provo? Clara, lo sai che mi importa. Vedi quell'uomo? È John Hopkins, il fondatore dell'ospedale. Sir William Osser, il padre della medicina americana moderna. William Olsted ha ideato la mastectomia. Te ne faccio vedere degli altri. Scusate, lui deve timbrare il cartellino all'entrata posteriore. Lui è con me. Non fa nessuna differenza. Lei sa chi sono io? No, signore. Il dottor Blaylock, il capo dei professori di chirurgia. Mi dispiace, dottor Blaylock, è la regola. Ci vediamo in laboratorio, Vivian. Ehi, non hai timbrato il cartellino? Ciao, Alice. Oh. Ciao. Grazie. Dovremmo darci un po' da fare. Quando avranno usato l'ultima volta questo posto? Chiama qualcuno per pulire prima di far portare l'attrezzatura. Ci vediamo tra un'ora al reparto Harriet Lane. Voglio incontrare la dottoressa Tausig. Desidera? Ah, buongiorno. Dove posso trovare qualcuno che ci aiuti a pulire il laboratorio? Con chi crede di parlare? Mi deve scusare, io sono Vivian Thomas, lavoro per il dottor Blaylock che dirige il laboratorio. Io sono il dottor Ecker, Ed Ecker. Il direttore dei laboratori. Vorrei del caffè e una brioche. Dottore? Non è il mio lavoro, questo. Senta lei, io non sopporto questa insolenza. Non finisce così. Sa, dottore, non ci sono molte... Cosa? Scusi, deve parlare più forte. Non ci sento bene da questo orecchio. Lei è una delle poche donne medico che abbia visto qui. Ah, almeno mi fanno passare dalla porta principale. E come le dicevo, si riprenderà, ma la cura è... Qui teniamo alcuni dei bambini più grandi. Dottore, perché sono covacciati così? Un bambino mi ha detto che li aiuta a respirare meglio. Toglie il sangue alle gambe e lo spinge verso i polmoni. Sembrano molto cianotici. Dottor Cooney e dottor McKinsey sono desiderati... Sta arrivando. Dottor Blaylock. Helen. Benvenuto. Grazie. Questa è la bambina dei Saxon di cui le parlavo ieri sera. Grazie. Mm-hmm.
Sa, di solito sorride se qualcuno lo fa. Salve, signora Saxon. Che cos'è quello? Ci dice quanto ossigeno c'è nel sangue. Si tratta di un ossimetro. Sembra che abbia freddo. Ma non posso abbracciarla. Dicono che non le fa bene. Non devo nemmeno lasciarla piangere. Come si fa a farla smettere di piangere se non la posso prendere in braccio? Qui vediamo come cambia la forma dei vasi mentre il cuore si ingrossa. Ho fatto delle microscopie sui cuori di alcuni miei pazienti per studiare le malformazioni nel dettaglio. È strano che possano sopravvivere con dei cuori così. Il dottor Gross di Harvard dice che solo Dio potrebbe correggere un restringimento frastagliato dell'arco aortico sinistro. Forse questa affermazione dice di più su Harvard che su Dio. Quella bambina laggiù, quanto vivrà? 6 mesi. Un anno al massimo. È profondamente ingiusto. Intende occuparsene lei, dottore? Helen, voglio vedere tutti i suoi appunti diagnostici. Li prendo immediatamente. Grazie. Metti via i libri, Vivian. Non possiamo perdere altro tempo in fesserie teoriche. Cominciamo con gli esperimenti. Abbiamo 4 difetti separati del cuore messi insieme. Osserviamo l'arteria polmonare che prima della biforcazione è compressa nell'arteria principale con diminuzione dell'afflusso di sangue a entrambi i polmoni. E il difetto nel setto fa sì che il sangue usato riconfluisca nel sistema delle arterie invece di attraversare i polmoni, rendendo i bambini cianotici. Il cuore di un bambino è fragile. È paragonabile a un campo minato. Innanzitutto, bisogna ricreare la condizione di un bambino cianotico in un cane e poi delineare un sistema per risolverlo. Il dottor Simpson è desiderato al telefono. Lei beve troppi caffè. Balzac beveva 300 tazze di caffè al giorno. Ovviamente è morto di ulcera perforata. Non credo sia possibile riprodurlo in laboratorio. È sicuro di voler affrontare tutto questo? Nel 29, quando ho avuto la tubercolosi, i raggi X hanno evidenziato una grossa macchia in allargamento nel polmone sinistro. Giacevo lì, nel portico gelato di un sanatorio nello stato di New York. Con 18 coperte addosso, avevo solo il naso scoperto per respirare. La morte è qualcosa di molto umiliante con cui convivere giorno e notte. Allora giurai che se avessi riavuto la mia vita ne avrei fatto qualcosa di importante. Io so, nel più profondo di me stesso, che la morte è una cosa che voglio assolutamente combattere. Sarà veramente difficile lavorare sui vasi di un bambino spessi 4 mm. Come tentare di cucire degli spaghetti cotti. Già. Le suture dovranno essere minuscole. Dovremo costruirci degli strumenti. Ci troveremo nei guai, Vivian. Grossi guai. Mi stanno facendo impazzire. Questa dannata guerra. Non abbiamo abbastanza medici. Ho un'infinità di operazioni da fare. Io non opero, io insegno. Dovrai fare tu la maggior parte di questa ricerca. Cosa ti serve? Mi serve una pinza bulldog. Abbastanza piccola per un bambino, ma abbastanza forte per bloccare il flusso del sangue. E per la respirazione? Mi piacerebbe un respiratore a pressione positiva, ma con la guerra in corso. Ma come diavolo faccio a fare esperimenti se non ho nemmeno la strumentazione? Ah, sta zitta! Di sicuro.
burro, questo è indispettito, è Decker. Vuole dire che ho disturbato il suo pisolino pomeridiano? Che avete da spartire tu e quel ragazzo, quel Thomas? Perché lo hai portato qui? Lavoriamo insieme da oltre 12 anni. È veramente un bravo lavoratore. Che ne dici di una scommessa? 50 dollari? Oh! Ah, dagli una possibilità, Dick. Ora vedrai. In giro si dice che sta pensando di operare al cuore. Beh, è una diceria affascinante, non crede? Non pensa che sarebbe un fiore all'occhiello se fossimo noi i primi a farlo? Lo sarebbe certamente. Spero che voglia perdonare il mio scetticismo, ma non credo che ciò sia possibile. E ogni analisi dice che non può essere fatto. La maggior parte di noi è d'accordo, Al. I rischi sono enormi. Non c'è stato nemmeno uno studio adeguato. Dove voi vedete rischi, io vedo delle opportunità. Ehi, dovevi aggiustare quel rubinetto al 4B e anche riparare questi gradini. Mi perdoni, signor Green, ho molto da fare al lavoro, ma lo farò. L'accordo è 7 dollari in meno al mese per dei lavoretti saltuari. Devi rispettarlo. Brava, tesoro. Ora torniamo al nostro. È molto gustoso. È lo stesso di ieri sera, l'ho solo riscaldato. È sempre più buono il giorno dopo. Lo spero per te. Perché indovina un po'. Domani abbiamo pasticcio alla King. Non è male avere sempre lo stesso menù. Ah. Cercherò un impiego. Chi si occupa delle bambine? So che non è Nashville. E so che non potrei fare quello che faccio senza di te. Mio padre si è preso cura di noi, ora tocca a me farlo. E andrà tutto bene, te lo prometto. Noi staremo bene qui. Sì, hai ragione. Staremo bene. Finiremo i cani di questo passo. Sono passati 3 mesi e l'unica cosa che è vicina è la pensione. Le cose vanno lente alle volte. I progressi non si vedono. Ma mi sto avvicinando, già il 30% di desaturazione. Finché non riusciremo a portare il cane nello stesso stato del bambino, non possiamo andare avanti. Qual è il problema? Ogni volta che comprimo, il cane muore. Ho provato con il nylon, con un laccio, col nastro ombelicale, le budella. Ci serve un nuovo approccio. D'accordo, lasciamo perdere la compressione. Proviamo con una lobectomia parziale. Rimuovi entrambi i lobi del polmone destro. Fai una fistola dalle arterie alle vene, dove la parete mediale dell'aorta e l'arteria polmonare aderiscono. Io sono in sala operatoria. Questa è un'ottima idea, dottore. Grazie. Merda! Hai fatto quello che potevi. Il fegato era in condizioni pietose. C'è sempre una possibilità. Fate l'autopsia. Subito. Sì, dottore. Cristo! Dannazione! Che cos'è? Il nuovo respiratore. Ho rovistato nel deposito delle attrezzature. Non è bello, ma funziona. Funziona. Ed è anche molto bello.
Sapevo di poter contare su di te. Sei l'unico di cui mi posso fidare qui dentro. Sospetto che gli altri vogliano vedermi fallire. Oh. Mary! C'è un'ambulanza nel viale. Buonasera. Il generale Cunningham doveva trasportare i soldati feriti giù dalla nave. Così mi sono offerta volontaria come autista. Oh. Beh, è magnifico. Non proprio. Avevo tanto tempo libero. Non voleva andare a letto? Non finché non fossi tornato a casa. Sai cosa ha detto oggi? Ha detto che quando sarà grande vuole diventare una paziente. Così potrà vedere suo padre. Non ricordavo che indossassi una cintura per gli attrezzi alla festa di inaugurazione. Saranno 2 settimane che non ritorno a casa prima delle 11 di sera. No, sono 23 giorni. Non che non sapessi com'è essere la moglie di un medico. Ma mi manchi. Le cose cambieranno. Forse andranno peggio. Salve, Vivian. Salve, dottor Longmire. C'è il dottor Blaylock? No, non c'è. Non so dove sia. Provi a cercarlo in ufficio. È una procedura interessante. Non avevo mai visto una pinza come questa. Per piccoli lavori vascolari. Dove l'ha presa? Ho messo insieme un po' di cose che ho trovato in giro. Ah, ora sì che si vede qualcosa. Non guarda nemmeno. È come quando si torna a casa la sera tardi, sa? Ci si orienta nella camera anche al buio. Sembra impossibile. No, se posso farlo io, può farlo anche lei. Vede, questa corda qui serve a mantenere in trazione la sutura, perché c'è molto rischio di anastomosi. Ah. Vorrei lavorare con lei qualche volta. Ah, va bene, dottor Longmire, quando vuole. Il mio turno al pronto soccorso comincia tra 10 minuti, ma posso venire qui giovedì? D'accordo, le auguro una buona giornata, dottore. Harold. Ma che ci fai qui? Ero qui nelle vicinanze. La Corte Suprema, ce l'hai fatta? È tanto che lavori a questo caso. Quanto è passato? 9 anni? No, sono 12 anni. 12 anni? Come passa il tempo? Allora dai, dimmi, com'è andata? Beh, prima sono entrati 9 con degli abiti lunghi. Poi gli avvocati della scuola. E il nostro avvocato, Thurgood Marshall, sembrava piuttosto timido. Sai che cosa hanno avuto il coraggio di dire? Hanno detto che visto che gli insegnanti di colore di Nashville vivono con poco, dovrebbero essere pagati molto meno degli insegnanti bianchi. A quel punto Thurgood ha detto che era dannato se non fosse riuscito a cambiare le cose. Così si è alzato
E ha detto a quell'avvocato bianco: lei è un ignorante. Ha mai letto la Costituzione americana? Il dannato 14° emendamento, la clausola sulle pari opportunità, dice che il governo non può discriminare in base alla razza. Sì, signore. E insomma, è stato bravo, Viv. Credo che stiamo per ottenere il comitato per l'istruzione. Ottima mossa. E se vincerete, quando cambieranno le cose? Beh, potrebbero volerci dei mesi o forse di più, ma non lo so. Io posso aspettare, dopo tutti questi anni. Tutte quelle telefonate ricevute nel cuore della notte, i bianchi dicono che mi uccideranno se non rinuncio alla causa. Ma bisogna fargli vedere che non abbiamo paura. Ascoltami, devi lasciare quel posto schifoso e quel lavoro senza nessuna prospettiva. Ma, Harold, il dottor Blaylock sta già facendo molto per me. Sì, ma non è abbastanza. Si fida a farmi eseguire quegli esperimenti da solo. Dirigo tutto il laboratorio. Vai con papà. E ti paga gli extra per questo? No, Harold, Vivian sta facendo una ricerca importante. Ma ha dimenticato quello che diceva il nonno. Diceva che si era pentito di essere stato liberato perché quella non era affatto libertà. Lo so, me lo ricordo. Esatto, ricordatelo. Mi ha chiesto di te, mi ha detto che stai bene. Ecco a me. Grazie. Ehi, perché gli stai dando un extra? Che cos'ha più di me? Niente che farti gli affari tuoi non risolverebbe. Hai quel camice bianco, ma sei un lavoratore di terza classe come me. Anzi, ho 2 anni di anzianità più di te. Sono più importante io. Non sei un pezzo grosso qui dentro. Scusa, ma terza classe cosa significa? Indica il livello di salario. E mi scusi, questo qui che cos'è? La classificazione del lavoro. E cos'è la terza classe? Addetto alla manutenzione. No, io sono un tecnico, non può essere. Vivian Thomas. Ok. Ecco qua, Vivian Thomas. Classe terza. Tenga. Come va? Il vaso tollera il legamento. Qualche progresso? Se uccidi quel cane, ti faccio togliere lo stipendio. Io ho finito qui. Dottor Longmire, le dispiace chiudere per me? Grazie. Oh. Avanti, Vivian. Vivian! Vivian! Vivian, io stavo scherzando sul toglierti lo stipendio. Faccia pure. Perché sono solo $16 alla settimana, per 16 ore al giorno di lavoro. È quello che possono pagare? Quello che possono pagare per i lavoratori di terza classe. Di che stai parlando? È la classificazione del mio lavoro. Che importa come la chiamano? Tu e io sappiamo quanto è prezioso il lavoro che svolgi. Se il mio lavoro è tanto importante, perché sono nella terza classe? 2 gradi in meno di quello che faccio. Classificazione e paga. Non so perché, non faccio caso ai dettagli burocratici. Sì, lo vedo. Senti, alla Hopkins non ci può essere un tecnico che non ha un diploma del college. Dove stai andando adesso, Vivian? Devo sistemare delle cose. Abbiamo del lavoro da fare. Mi dà il suo permesso di fare dei lavori per il mio padrone di casa per pagarmi l'affitto? Dottor Blaylock, puoi venire qui, per favore? Non ci crederà. Guardi l'ossimetro. Le gengive sono blu, dottore. Vivian ce l'ha fatta. Spegni, Alfred! Spegni il motore! L'ho portato qui, io...
Gli ho dato questa opportunità, non fisso io gli stipendi. Non vedo cos'altro possa fare. Probabilmente ti senti in colpa. In colpa? Perché diavolo dovrei sentirmi in colpa? Per non averlo mandato al college. Credi che avrei dovuto mandare Vivian al college? Certo, perché no? Mi ha detto che era il suo sogno. Me ne ha anche parlato una volta. Lo sai che mi serve al laboratorio. Va bene. Allora credo che sia il massimo che tu abbia potuto fare. Il tipo di aumento di cui stiamo parlando, quanto è importante? Mi rende possibile essere in tanti posti contemporaneamente. Ma non potresti assumere un praticante del college? No, non posso. Le sue mani sono importanti per me. È bravo nel seguire le mie istruzioni, nel migliorarle, meglio di chiunque conosca. Quindi mi chiedi di eludere tutti i regolamenti amministrativi per un aiutante di colore. Walter, sto per realizzare qualcosa e mi serve con me per poter continuare la mia ricerca. Posso contare sul tuo aiuto? Salve, Clara. Dottor Blaylock. Si accomodi, signore. Grazie. Vivian è in casa? Sì, sta mettendo a letto le bambine. Vivian. Sa, in 13 anni, dottor Blaylock, non ricordo che sia mai venuto qui. Io non ricordo di essere stato invitato. Professore, è successo qualcosa? Sì, ho ottenuto un aumento per te, $25 in più al mese oltre a quello che guadagni. Sono 300 all'anno, è sufficiente? La classificazione del mio lavoro? Tecnico chirurgico, ti ho promosso. Promosso? A quello che già sei? Mi scusi. Ora puoi pagare l'affitto e concentrarti sulla ricerca. Vivian, al laboratorio, a quel cane, cosa hai fatto? Quello che lei suggeriva. Una fistola parziale. Ho attaccato insieme le principali arterie e vene per le estremità e due lobi nei polmoni. Abbiamo creato il cuore di un bambino cianotico in quel cane. Oh. Davvero? Riproducendo la malattia, ora possiamo trovare la cura. E anche se mi ha fatto piacere venire a trovarti, ti spiace se ti procuro un telefono? No. Grazie. Uno shunt. Scusi, dottore, cosa ha detto? Dobbiamo creare una derivazione per ossigenare di più il sangue nei polmoni. Ma non so come farlo. Si ricorda al Vanderbilt quando noi facevamo delle ricerche su come creare alta pressione nei polmoni? Sì, collegammo la succlavia all'arteria polmonare. Non riuscimmo ad alzare la pressione, ma ottenemmo un maggior afflusso di sangue. Ed è esattamente quello di cui, secondo la dottoressa Tausig, hanno bisogno questi bambini. È così. Realizziamo un bypass. Ridirezioniamo un'arteria. L'arteria sistemica verso l'arteria polmonare, così. Attraverso i polmoni. È una strada lunga, ma ci può arrivare. Se passassimo dal lato destro avremmo un vantaggio, ma... Ma il nervo ricorrente sta in mezzo e se lo tocchiamo... Le corde vocali si paralizzano. E qui c'è la carotide. Rischieremmo di uccidere il cervello se la danneggiamo. Pensiero confortante. La succlavia. Vediamola qui. Dopo la diramazione... La tagliamo sotto la clavicola, facendole eseguire un lento percorso ad arco. Terrà se la spingiamo indietro di 10 centimetri? Se le sue mani non si agitano troppo. Grazie per il voto di fiducia. Nessuno ha mai fatto nulla di tanto difficile. Deviare il flusso del sangue. Trasformerò il blu in rosa.
e la morte in vita. Non mi interessa cosa dicono le tabelle. Questa bambina vuole vivere. Divaricatore? No, sutura. Non potremmo tentare qualcosa a modo mio ogni tanto? D'accordo. Sutura. Le dispiace se le mostro qualcosa, dottore? Grazie. Ti serve aiuto? No, no, va tutto bene, grazie. Crespare i punti della sutura. Ok, adesso è tutto suo, dottore. Sente la connessione? Sei sicuro di averlo fatto tu, Vivian? Questo è qualcosa che ha fatto il Signore. Prego, accomodatevi, signori Saxon. Devo premettervi che questo è un territorio sconosciuto, dove ci sono dei rischi. Ma credo di aver trovato un modo per riparare il cuore di vostra figlia. E come? Lei è di stanza nel Norfolk, non è vero, signor Saxon? Sì, signore. Sto lavorando sulla Spencer, tentando di rimetterla in mare. Lei lavora sui motori, giusto? Sì, signore. Beh, io intendo sostituire alcuni dei tubi che conducono al cuore di sua figlia. Vuole sostituire i tubi? Sì. Deve pensare che le arterie che portano il sangue al cuore e ai polmoni funzionano esattamente come dei tubi e io ho tentato con successo di sostituirli. È facile? No, non è facile. Nessun intervento lo è. E questa operazione è particolarmente complicata, ma credo comunque che valga la pena di farlo. Allora, proceda pure, dottore. Giusta decisione. Sarà molto più difficile con un bambino. Dovremmo far collassare uno dei polmoni. È già così cianotica. Non riceve abbastanza ossigeno e dovremo eliminare metà della sua capacità polmonare. Hai già fatto con le nuove pinze? Ci sto lavorando. E se la lacerassi anche con quelle pinze? Ci sono tante cose che possono andare male. Ogni secondo è importante. Un singolo minuto è già troppo. Un singolo minuto di scarso afflusso di sangue al cervello, un singolo secondo può provocare un'ischemia. Mi sta dicendo che non dovrei permettere a quel medico di tentare il miracolo di salvare la mia bambina. Non sta a noi pretendere miracoli. Tesoro, Dio ha i suoi piani. Forse noi dovremmo accettarli. Ma io ero così felice quando ero incinta di Arlene. Non ho avuto abbastanza tempo. Perché Dio non vuole prima farmela conoscere? Insomma, io non voglio andare contro di lui. Ma perché il suo piano non può essere quello di lasciare che questo medico le salvi la vita? Professor Blaylock! La signora Saxon mi ha detto che ha in programma di operare la sua bambina. Ha visto bene la bambina, dottore? La visito ogni giorno. E intende comunque procedere.
Ha avuto dei riscontri in laboratorio? Certo, ho realizzato con successo una derivazione su un cane 2 settimane fa. Non riesco a credere che voglia procedere basandosi su un esperimento di laboratorio su un cane. Quante persone ha salvato finora? Insomma, mi sta dicendo che intende fare un esperimento e non un'operazione. Il mio istinto mi dice che la natura ha fatto uno sbaglio e io posso ripararlo. Vuole venire a vedere, padre? Ora il mio istinto mi dice che forse è meglio che lei ripassi un altro giorno. Ma che... La sua ricerca della gloria è vana e arrogante. Ci vuole arroganza per tagliare qualcuno con un bisturi per salvargli la vita. Non ne dubito, ma se lei si intromette nella volontà di Dio e viola la purezza di un cuore innocente, i genitori, dottor Blaylock, e non lei, porteranno il fardello della colpa. Forse Dio, come lei dice, vuole la morte di questa bambina. Io no di certo. Guardi qua. Lo Shant ha ceduto. Cioè, sembra un incidente ferroviario. Cosa ti è successo, Pontius? Forse dovremmo finirla qui, dottore. No. Non stiamo usando i vasi giusti? Ma dove diavolo è che stiamo sbagliando? Tesoro, svegliati. Calmati, calmati. Va tutto bene, amore. È solo un incubo. Oh, mio Dio. Perché sei in ritardo, Vivian? Dove ti eri cacciato? Stanotte ho avuto un incubo. Ho sognato quella donna bianca. Beh, forse è qualcosa che dovresti tenere per te. No! Ho sognato che era Arlene Saxon ed era cresciuta. Era seduta in un angolo e faceva la maglia. Poi emetteva una voce di bambina e cadeva giù morta. Io non riuscivo a vedere, ma sapevo che dentro aveva il cuore di una bambina e cadeva morta. Cosa diavolo c'entra questo con... I punti non sono cresciuti. Quando abbiamo messo lo Shan, Pontius pesava 5 kg, adesso ne pesava 10. I punti hanno ceduto. Mi sbagliavo. Il filo increspato non funziona, ci vuole una nuova tecnica di sutura. Continua sulla parete posteriore, interrotta su quella anteriore, questo ci occorre. E poi la derivazione crescerà. 65% di ossigenazione, sta peggiorando rapidamente. Avremo tempo per effettuare l'operazione. Non possiamo mollare. E quella nuova sutura? La proveremo domani. Ehi, venite a vedere. Vivian Thomas opera assistito dal direttore della chirurgia. Tenere la parte finale della mastomosi. Arco lungo, lento, generale. Non vedo, tu ci vedi, Vivian? Puoi sistemare quella lampada. Le pinze tengono ancora? Sì. Nessun nodo? Nessuno. Bene, ora la parte difficile. Suture continue sulla parete posteriore, interrotte su quella anteriore. Rimuovo la pinza bulldog. Forza, bello. Cerca di farcela, ti prego. Ecco, ancora un po', ancora un po'. Posso sentire il flusso di sangue nei polmoni? Ah. Helen, dica ai Saxon che siamo pronti ad operare. Ah, può scommetterci. Si sente pronto? Sì. Ora che ho visto il maestro al lavoro. Il maestro dei cani? Tuo padre deve essere fiero di te. Credo che lo sia. Il mio era fiero solo del fatto che sapessi muovere le orecchie. Sarà fiero di lei quando saprà dell'operazione. È morto.
I morti sono sempre con noi, credo. Non si può separare il passato dal futuro, non più di quanto si possa separare il braccio destro dal sinistro. Ah, ma vedi, sono separati da questo, dal cuore. O collegati. O collegati. No, lì. Tangere, non toccare. Non toccare il cuore. Noi vogliamo cambiare questo vecchio mito della dottrina. In questo ospedale, chi vuole assistermi? Dottor Swedlin? Dottor Fillmore? Dottor Cooley? E dottor Longmire? Grazie. Stai mettendo a repentaglio la tua reputazione. Calmati, Walter, non siamo all'opera. Il primo dogma di un medico è non nuocere. Cosa stai dicendo? Che devi rimandare l'operazione fino a che non avrai più esperienza. Rimandare significa firmare la condanna a morte della bambina. Non sarò io a farlo. Ma loro ti rovineranno. Walter, io domani opero. No, Al. Stai affrettando le cose. Perché non vuoi ammettere con quei genitori che hai parlato troppo presto? Dovresti venire a letto. Ci ho provato. Posso darti un passaggio all'ospedale domani? Grazie. Mi sarà utile un passaggio. Non mi fido di me dietro a un volante. Al, chiunque sarebbe nervoso. Non è questo. Stavo pensando a un'osservazione che tu hai fatto. Hai detto che ero pazzo. O semplicemente ambizioso. Ma mi domando se questa mia ambizione non mi abbia portato alla pazzia. Dottoressa Tausig, professore, volevo augurare buona fortuna a tutti. Grazie, Vivian. Grazie, Vivian. Bloccheremo l'arteria polmonare della bambina per circa 30 minuti. Beh, finché la pressione non scende al di sotto dei 60, credo che dovrebbe farcela. Non penso che possa sopravvivere più a lungo. Giusto, dottor Armel? Non al di sotto di 60, giusto. Dottor Bladock, siamo pronti. Dottore. Un'operazione troppo rischiosa. Sta arrivando.
dottor Longmire. Che succede? Non lo so. Che cosa sta succedendo? Non vogliono chiamarlo. Perché no? Perché è la regola dell'ospedale. Chiamate Vivien Thomas immediatamente. Dottor Blaylock, qualcosa non va? Che succede? Va tutto bene. Non intendo ripeterlo, chiamatelo. Siamo autorizzati a chiamare solo i dottori. Mi dia quel dannato telefono. Vivien Thomas, chiamata per Vivien Thomas. È desiderato in sala operatoria subito. Coraggio, mi senti? Sono Blaylock. Grazie. Buona fortuna. Era ora, lavati le mani. Lavarmi le mani? Devi venire con me. Potete trovare qualcosa su cui far salire il signor Thomas? Scusi, ma per fare cosa? Sei stato tu a convincermi, ora lavati le mani. Vado a vedere. Dovremmo dire una preghiera. Lasci perdere. Dio non mi ascolterebbe. Dottor Blaylock, una parola. Può fare a meno di lui. Lui resta qui. Riesci a vedere? Sì, dottore. Bene, noi siamo pronti. Allora, possiamo cominciare. Fatevi coraggio. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Incisione della pleura sternale mediale dalla principale arteria polmonare sinistra. Fino alla punta dello spazio pleurico. Sto sezionando l'arteria polmonare. Di nuovo nella sternale mediale. Tutto bene, Vivien? Direi di sì. La clampa angolare destra. Bene, credo che tenga. È in grado di liberare l'arteria subclavia sinistra? Credo di sì. Pressione del sangue? 70. In calo. Non muovete quella luce! E ora divido l'arteria. Attento. Chiuda, chiuda. Non ci arrivo, dottore. Preso. Emorragia sotto controllo. Ci vede, dottore? Non molto. Infermiere. Per l'amor di Dio, le vede le mie orecchie? Sutura. Pressione del sangue 68. Sì, sì, avanti. Attenzione alla carotide. Sì, trazione sulla sutura. Ora la pinza che ha fatto Vivien. Quale pinza? Quella là. Sì, sì, proprio quella, sì. Stiamo per collegare lo shunt. Pressione del sangue 60. No, 59. Lo so, ci sono quasi. Ora davanti, interrotte. Così va bene, dottore. Molto bene. Mm-hmm.
Rimuovo la pinza Bulldog. Vedo del sangue, dottore. Diavolo, lo vedo anch'io, sutura. Sutura! No, 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 dottore, nell'altro modo. Sì, sì. Bene, adesso è fatto. Emorragia sotto controllo. Sto palpando le connessioni. Cosa sente? Non saprei dire se il sangue scorre attraverso la derivazione. È troppo piccola per sentirlo. Dottor Blaylock, guardi la bambina. Sangue dalla cavità toracica, Bill. Cosa succede con lei? Riempire il polmone sinistro di ossigeno. Pronti per chiudere. Dio sia lodato. Chi lo immaginava? Un intervento al quale abbiamo realizzato qui, a John Hopkins. Sei stato grande. Grazie tanto, è stato magnifico. È stato meraviglioso. Grazie, dottore. Grazie. Grazie. Sapevo che potevi farcela, lo sapevo. Che operazione, eh? Ah, incredibile. Quella bambina aveva pochissime possibilità di farcela, è stato eccezionale. È stato fortunato ad avere quel nero con lui. Thomas gli ha veramente salvato il sedere. Chissà cosa avrebbe fatto senza di lui. Sei stato bravissimo, Vivien. Grazie. Ha eseguito un intervento eccellente. Sì. Lo credo anch'io. C'è gente che sta male. Io posso immaginare come vi sentite. Ma siamo stati invasi da bambini provenienti da tutto il paese. E c'è solo un medico che effettua queste operazioni. Quindi se potete andare in amministrazione, vi assicuro che sarete tutti inseriti nell'agenda del dottor Blaylock il più presto possibile. D'accordo? Mi dispiace. Andiamo a dare il nostro. Effettuo la prima incisione. È un momento straordinario. Sì, lo è. Ci sei, Vivien? Sì, ci sono. Straordinario. Grazie dell'opportunità che ci ha dato, dottor Blaylock. È un onore, dottore. Avete fatto un lavoro eccellente. Grazie, Aaron. Ora posso presentarvi i miei colleghi, la dottoressa Ellen Taussig, Vivien Thomas. Questi sono il dottor Crawford di Stoccolma e il dottor Petrovski di Leningrado. Avete dato un grosso incoraggiamento a tutti i chirurghi del mondo con le vostre azioni. Beh, fatto da un eminente chirurgo come lei, questo è un vero complimento. È stato un vero piacere conoscerla, dottoressa Taussig. Grazie. Dottor Thomas? Mi chiami solo Thomas o Vivien. Lei non è un medico? Oh, no, io lavoro qui col dottor Blaylock. Per favore, tutti i medici che hanno partecipato all'operazione della bambina cianotica. C'è una giovane donna che è arrivata in autostop dagli Appalachi con suo figlio e credo che i suoi livelli ematici siano abbastanza bassi da testare. Parla con la dottoressa Taussig per farlo inserire. Giratevi tutti verso il centro, per favore, come il dottor Longmire.
Buongiorno, professore. Helen. Molto bene. Guardate da questa parte, per favore. Sorridete da questa parte. Fermi così. Bene. Ora possiamo farne una da solo, dottor Blaylock? Molto bene, signore. Guardi qui, per piacere. Ecco, dottore, guardi qui. Grazie. Grazie tante. Sono belle, vero? Sono delle belle foto. Anche se non ti hanno nominato, tu c'eri, Viv. Ritorno tra un po'. Che ha salvato innumerevoli vite con il suo lavoro sui traumi e non ha avuto paura di sfidare l'intero sistema medico per rivedere e superare un vecchio tabù, effettuando la prima operazione sul cuore al mondo. Ora, senza ulteriori imbarazzi, vorrei presentarvi l'uomo che ha innegabilmente portato una sfumatura di rosa sulle guance altrui, il dottor Alfred Blaylock. Grazie. Sono molto onorato. E sebbene sia grato per tutti i doni che ho avuto la fortuna di ricevere nella mia vita, forse il dono maggiore è stato proprio il generoso sostegno dei miei colleghi in questo ultimo anno. Il mio buon amico Walter Dandy. I brillantissimi colleghi che mi hanno assistito in questa difficile operazione. La dottoressa Helen Tausig, il dottor William Longmire, il dottor Denton Cooley, il dottor Mel Harmel. Credo che un gruppo di persone non avrebbe potuto realizzare così tanto in così poco tempo senza un grande sforzo comune. Nel tentativo di conquistare nuove frontiere insieme. Il progresso della medicina è qualcosa che deve essere incoraggiato e mai lasciato morire. Che diavolo vuol dire? Devo fare qualcosa di diverso. È il nostro lavoro? A tutte quelle altre persone che ha ringraziato. Di cosa stai parlando? Dell'Hotel Bellevue. Era una festa privata. C'eri anche tu? Mi sono intrufolato fingendomi un facchino. È di questo che si tratta? Di stare a contatto con i potenti? Vivien, non ti accetteranno mai tra di loro. È ingenuo pensarlo. Vuoi smettere di agitarti? Non sto parlando di loro, non parlo del John Hopkins. Io sto parlando di lei, dottor Blaylock. Di me, ma
Che cosa ho fatto io se non combattere sempre al tuo fianco? Ricordi, ti ho tenuto con me passo dopo passo e ora tu vorresti buttare tutto questo al vento? Per cosa? È così che mi dimostri la tua gratitudine? Non lo so, me lo dica lei, dottore. Vivien, devi essere orgoglioso delle capacità che hai nella testa e nel cuore. E nelle mie mani. Esattamente, nelle tue mani. Abbiamo fatto la storia insieme. Abbiamo cambiato il mondo. Il mondo. Io sono invisibile per il mondo. Questo non mi importa, lo capisco, ma... pensavo che per lei fosse diverso. Signor Thomas, sono un po' confuso. Lei vuole che le vengano riconosciuti dei corsi dalla Morgan State senza seguire le lezioni? Oh, solo alcuni corsi. Sì, io darei direttamente gli esami, per esempio, di chimica, biochimica, di scienze e di fisica. Se mi fossero riconosciute le competenze già acquisite, io potrei superare il college un po' più velocemente, così potrei passare a medicina. Quindi lei dice di aver partecipato a tutte quelle ricerche pionieristiche? Sì, sì, infatti. Spiacente, ma temo che non funzioni così. Dovrà cominciare dal primo anno di letteratura, sociologia e anche matematica. Ma io non ho tempo per questo. Ho già 35 anni. Lei mi sta dicendo che devo cominciare dall'inizio? Ebbene, sì. Signor Thomas, è proprio quello che le sto dicendo. Pensavo che questo istituto desse delle opportunità alla gente di colore. Io ho moglie e due figlie piccole. Lavoro nel mio campo da oltre 15 anni ormai e io vengo da Nashville e sono venuto... Cosa posso fare per lei? Mi chiamo Vivien Thomas e lavoro per la società Ralph Wyntham. Abbiamo una linea di prodotti farmaceutici contro l'acidità. Ma abbiamo già un fornitore di antiacidi. Sì, ma questi antiacidi bloccano il reflusso gastroesofageo senza dare effetti collaterali. Vivien Thomas, quello dei bambini cianotici. Un mio paziente lavora all'ospedale e mi ha detto di lei. La clinica Hopkins sta andando bene grazie a ciò che lei ha fatto per loro e lei ora è qui. Ah, vede, io non ho nulla contro l'ospedale, ma è che adesso io mi occupo di medicina in un altro modo. Vediamo di cos'altro vi occupate. Beh, sì, noi abbiamo della polvere effervescente. Oh, William! Guarda chi c'è! Oh, bene arrivati a tutti! Saluta la nonna. La mia bambina, oh mio Dio, ma guarda la mia bambina come Clara, diventa come bella. Stai? Come stai tesoro, eh? Ma guardatelo. Ma guarda come sei cresciuta. Calma, basta correre così, vai di sopra e lavati le mani e porta tua sorella con te. E sta attenta ai gradini. Beh, come va con le costruzioni? Lasciamo per... Continuo a ripeterglielo. La Thomas & Thomas con il boom dell'edilizia farebbe una fortuna. Lui lo sa che non so nemmeno segare un asse. Sì, questo è vero. Me ne sono accorto, papà. La cassetta della posta avrebbe bisogno di una limata. Ancora non capisco perché hai abbandonato l'insegnamento. Non mi è mai piaciuta molto la scuola, Clara. Troppi bambini. Ma ti sei battuto per anni. Hai anche vinto la causa. Esattamente.
E abbandonare adesso significa solo aver perso un sacco di tempo. No, no, non ho perso no, tempo. No, io non credo che sia una perdita di tempo. Se Harold non avesse fatto quello che ha fatto, ci sarebbero ancora molti insegnanti di colore trattati ingiustamente. Scommetto che gli intitoleranno una scuola. Già, il liceo Harold Thomas. Mm-hmm. Il liceo Harold Thomas. No. Molti di quei giovani insegnanti non sanno nulla, danno per scontata la parità del loro stipendio. Harold, sei pieno di scuse. Non c'è bisogno di star qui ad aspettare che il mondo ti ringrazi, Harold. Quel treno non passerà mai. Ma questo non ha importanza. Io non sto aspettando, papà. Sono solo alla ricerca di qualcosa che mi entusiasmi quanto a te piace martellarti le unghie. Ehi, Viv. Comincia Jeopardy. Arrivo tra un minuto. Tutto bene? Sto bene. Lo stomaco mi dà un po' fastidio, ma sto bene. Perché non ti prendi una di quelle favolose pillole antiacidità? È per tuo fratello. Mi manca. Mi manca il vecchio Harold. Mi sembra un po' perso adesso. A me manchi tu. È che ho ancora la mente in quel laboratorio. Non solo la mente, Viv. Anche il tuo cuore. Non so cosa fare, Clara. Credo di essermi messo abbastanza in ridicolo. Non posso tornare lì con la coda fra le gambe. È quello il tuo posto, Vivian Thomas. Se devi tornare sui tuoi passi o no, lo sai solo tu. Sì. Vivian. Dottore, buongiorno. Com'è andato il suo viaggio in Europa? Beh, è stato molto gratificante e tutto il mondo sembra essersi messo ai miei piedi in questo momento. Cosa posso fare per te, Vivian? Ho commesso un errore. E vorrei ritornare al mio vecchio lavoro qui. E come potrebbero essere differenti le cose? Io sono sempre lo stesso ipocrita bastardo. Non si tratta di lei. Si tratta del lavoro. Mi piace quel lavoro. Looking for a new friend, a man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Maggie calls Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says a man, he says he must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie. Wash your plain clothes, you don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bogged. Sì, l'operazione è riuscita molto bene, sono soddisfatto. L'ho saputo, ora ti monterai la testa. Non c'è pericolo, l'ha già presa. Signor Thomas, abbiamo un animale che ha avuto un collasso. Cosa facciamo? Cercate di bloccare la parete laterale dell'arteria polmonare. Va bene. Tieni fermo qui. D'accordo. Così. Sì, se l'è cavata molto bene, dottore. Molto bene. Grazie. Aspetta. C'è un messaggio per lei, signor Thomas. Il dottor Blaylock ha chiesto di vederla. Scusa un momento. Può dirgli che lo vedrò dopo? Sta per andarsene per oggi. Tesoro, devo richiamarti. Va bene. Come stanno le ragazze? Oh, loro stanno bene.
se la cavano bene. Dio ora è alla Morgan State. Oh, devi essere contento. Sì, molto. E a lei come vanno le cose? Beh, sai, ho avuto la sfortunata esperienza di trovarmi nelle mani di un chirurgo, è così. L'infermiera Derry si rechi immediatamente al reparto B per un'urgenza. Deve dirmi qualcosa, dottore? Sì, la Columbia mi ha fatto un'offerta per poter insegnare, ma prima volevo parlarne con te. Vorrei che tu venissi con me, Vivian. Loro conoscono il tuo lavoro. Puoi fissare tu la cifra. È difficile immaginare di trovarmi lì senza di te. La ringrazio per aver pensato a me, dottore. Ma credo che dovrei rimanere qui. Potremmo fare grandi cose là. Non sarebbe divertente farlo ancora una volta? Ancora una volta. A me piace ciò che faccio. Insegnare. Aiutare la gente, lavorare con i giovani medici. Mi piace stare qui alla Hopkins. Già. Immagino che ormai hai organizzato la tua vita qui. Io conosco quell'uomo. Ha un aspetto illustre lassù. Grazie, Vivian. È passato del tempo. E come? Ora mi sento addosso gli anni. Sì, sì. È così per tutti noi. Sai, Vivian, dicono che non si è veramente vissuto finché non si hanno molti rimpianti. Io rimpiango ho qualche rimpianto. Ma credo che non dovranno ricordare ciò che abbiamo perso, ma ciò che abbiamo fatto. Tutte le vite che abbiamo salvato, e ce ne sono. Ne abbiamo salvate tante, vero, Vivian? Molte, davvero. Sì, molte. No. Vivian, sono Ellen. Mi dispiace informarla che il dottor Blaylock è deceduto nel sonno la notte scorsa. Noi vediamo la morte ogni giorno, ma questo non semplifica le cose, vero? Mi dispiace molto. Oggi onoriamo qualcuno che non ha mai tenuto un corso alla scuola di medicina e tuttavia è diventato uno dei nostri grandi maestri della medicina. Questo individuo ha aiutato a cambiare per sempre i nostri convincimenti riguardo al funzionamento del cuore umano. E ora ho l'onore di leggere. Il comitato di presidenza della Johns Hopkins University, per le sue capacità di scienziato innovativo, eminente insegnante e tecnico clinico qualificato, conferisce oggi questa laurea ad honorem al signor Vivian Thomas. Dottor Thomas.
Grazie, dottoressa Tausig. Non sono abituato a trovarmi sotto i riflettori. Perciò essere nella posizione in cui mi sto trovando adesso mi fa sentire timido e anche un po' fiero. Quando ho posato il chiodo e il martello 40 anni fa e mi è stata offerta l'opportunità di lavorare con un giovane chirurgo, non avevo idea che avrei lasciato un segno in un'istituzione prestigiosa come questa. E non sapevo che avrei potuto dare alla medicina un contributo che poi meritasse un simile prestigioso riconoscimento. Io voglio dire semplicemente grazie a tutta la mia famiglia, a tutti i miei amici che sono qui e anche a tutti i miei amici che non possono essere qui. Vi ringrazio tantissimo. Questa è anche l'occasione speciale per scoprire il suo ritratto, Vivian.